Un saluto agli amici di Mitico Snake. Allora, sicuramente molti di voi si ricorderanno di un mio scorso video dove vi mostravo il mio metodo per trasportare tutta la mia attrezzatura, quella che era il computer e quella che era l'attrezzatura fotografica. E vi ricorderete sicuramente di quel zaino blu che era dedicato al trasporto dei computer e i suoi accessori e di questa tracolla dove al suo interno ci stava tutta quella che è attualmente la mia piccola attrezzatura da videomaker. Ovvio che la chiamo piccola perché non è tanta, diciamo che porto con me lo stretto necessario, anche perché quello tengo. Ma il posto di questi due l'ha preso questo splendido zaino. Beh, uno zaino che ne sono rimasto affascinato, non ho potuto farne a meno di comprarlo, ma ve ne parlo subito dopo la sigla. Allora, la settimana scorsa, navigando su internet, mi era venuta l'idea di cercare uno zaino che mi consentisse di trasportare tutta la mia attrezzatura e mi sono imbattuto nel sito di Alibaba dove ho visto questo splendido zaino. Beh, ne sono rimasto subito colpito e credetemi, avevo fatto il pensiero di acquistarlo, ma non ho potuto farlo perché, per il semplice motivo che, dato i miei continui spostamenti, beh, non sapevo se avessi ricevuto la merce, quindi ho evitato la cosa. Però qualche giorno fa mi sono recato in un negozio di cinesi, sono andato direttamente vicino agli espositori degli zaini e guarda caso ho visto proprio quello che era in vendita su Alibaba. Beh, non ci ho pensato due volte nell'acquistarlo e me lo sono portato via ed credetemi, beh, veramente molto molto affascinato. Ma detto questo, passiamo a zaino vero e proprio. Come potete vedere, è uno zaino, beh, a me piacciono colori scuri, non troppo chiari, ed è uno zaino molto molto resistente e robusto. Non solo è resistente e robusto, ma resiste anche all'acqua, anche perché è totalmente impermeabile. Lo zaino sulla parte posteriore ha dei comodi spallacci imbottiti che, una volta indossati, non creano particolari fastidi. Sulla parte superiore troviamo un comodo maniglione rivestito in gomma, in plastica e nylon che anche lui è molto molto resistente e consente anch'esso di trasportarlo con facilità. Lo zaino porta con sé tre scompartimenti, che ogni scompartimento al suo interno ci stanno tanti altri scompartimenti e piccoli scompartimenti dove possiamo sistemare le nostre cose. Ma detto questo, vediamo un po' io come mi sono organizzato questo zaino. Nel primo scompartimento, come potete vedere, ci sta comodamente il mio HP da 15,6 pollici e sulla zip situata proprio su quel scompartimento dove è posizionato il mio portatile ci sta comodamente anche l'alimentatore. E proprio in basso allo zaino, nello stesso scompartimento, sono riuscito a trovare anche un piccolo spazio dove posso posizionare anche la mia Nikon Coolpix B500, ovvero la mia fotocamera. Nella parte centrale invece l'ho dedicata al posizionamento di tutti quegli accessori che porto sempre con me durante i miei spostamenti. E sono quegli accessori come caricabatterie della fotocamera, alimentatori della fotocamera, batterie di ricambio e tutta quella cavetteria che ci sta lì dentro comodamente. Insomma, chi ha visto i miei precedenti video sa sicuramente quale attrezzatura porto con me. Nel terzo scompartimento invece l'ho dedicato, beh, al selfie stick che non guasta mai e un adattatore che mi consente di collegare il telefono a tre piedi. Ma la vera chicca di questo zaino sta sul dorsale. Perché? Perché sul dorsale porta con sé un'altra tasca dove al suo interno gli ho posizionato il power bank. Credetemi, anche se fa un po' di spessore, non mi crea nessun tipo di fastidio. E riesco a trasportare il mio zaino comodamente, quindi sono pronto a metterlo sulle spalle ed a prendere il mio viaggio. Questo zaino, come vi ho detto all'inizio di questo video, lo trovate in vendita su Alibaba. E qualora voi vogliate acquistarlo e prendere qualche altra informazione, qualche altro dettaglio tecnico, vi lascio il link qua in basso in descrizione. Adesso sono proprio curioso di sapere la vostra qua in basso nei commenti cosa ne pensate di questo zaino e se anche voi come me vi siete procurati uno zaino del genere.
E se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e condividete questo video perché a me aiuta molto. Voglio ricordarvi che potete seguirmi anche sugli altri social, soprattutto su Instagram, dove sono molto molto attivo, là dove vado a pubblicare tutti gli aggiornamenti di questo canale. E tutti i link ai miei social ovviamente li trovate sempre qua in basso nella descrizione. E come al solito, ce lo sapete, noi ci vediamo sempre qui domenica mattina alle 11 sul mio canale YouTube. Ciao!